Grazie Presidente. Penso sia opportuno fare un pochino di chiarezza su questo tema. Mi spiace dirlo, ho ascoltato i colleghi un pochino confusi. Intanto in generale questo provvedimento che cosa significa, che lavoro stiamo facendo sul tema del piano urbano parcheggi? Come ha ribadito l'assessore, questa delibera semplicemente elimina dal piano urbano parcheggi gli interventi che al momento possono essere eliminati senza correre il rischio di contenziosi tra i concessionari e l'amministrazione. Quindi gli uffici hanno utilizzato un criterio di prudenza che, visti i numerosi ricorsi che tuttora gravano sulle spalle di questa amministrazione sul tema del piano urbano parcheggi, devo dire forse è stato il criterio migliore. Non significa, come erroneamente riportato, che tutti gli altri interventi che non saranno espunti in questa delibera, domani mattina partiranno i cantieri. Ci sono tanti altri interventi sui quali si sta lavorando con gli uffici per procedere con delle espunzioni, come è stato fatto ad esempio su Campo Testaccio, dove è stata fatta una delibera ad hoc per eliminare quell'intervento. Così si sta lavorando su Giulia Agricola, così si sta lavorando su Metronio e su altri interventi. Quindi cerchiamo di fare chiarezza, cerchiamo di dire le cose come stanno, perché la speculazione politica fine a se stessa, secondo me, è poco utile e anzi confonde ancora di più i cittadini su un tema che già di per sé è estremamente complesso. Il nostro emendamento che cosa va a fare? Va a fare semplicemente, visto che se ne è parlato, un emendamento che peraltro ancora dobbiamo discutere, quindi magari poi lo ribadirò anche quando ci sarà la discussione dell'emendamento, ma l'emendamento semplicemente elimina anche dalle premesse i sette interventi famosi che sono stati eliminati già nel deliberato. Quindi se gli interventi sono stati eliminati dal deliberato, logica impone di eliminare quegli interventi anche dalle premesse. Poi quando ci saranno le delibere specifiche su quegli interventi, le premesse ovviamente riporteranno quello che è scritto nella delibera quadro. Ma se io faccio oggi voto una delibera che espunge 57 interventi, le premesse devono inevitabilmente riguardare 57 interventi e non 65, mi sembra un qualcosa di abbastanza logico e lineare. Quindi facciamo un po' di chiarezza sul tema e cerchiamo invece anche di guardare al futuro. Come abbiamo detto in commissione, è fondamentale, ce l'ha detto anche l'ANAC più di qualche anno fa, abbiamo fatto anche degli atti di indirizzo in tal senso, è fondamentale chiudere il prima possibile l'attuale piano urbano parcheggi che è nato un'era geologica fa dal punto di vista del diritto amministrativo e del codice degli appalti, quindi è urgente chiudere l'attuale piano urbano parcheggi. Si sta lavorando anche a altre delibere, so si sta lavorando la delibera riguardo l'eliminazione di alcuni interventi connessi ad alcuni concessionari falliti, quindi si sta lavorando rapidamente sul vecchio, attuale, ma ahimè vecchio piano urbano parcheggi o per eliminare altri interventi o per concluderne i lavori quanto prima. È poi fondamentale lavorare su un nuovo piano urbano parcheggi, che ovviamente è inutile ribadirlo, risponderà ai criteri del nuovo codice degli appalti, risponderà ai criteri, al programma, alle linee guida che si è data questa amministrazione su questi temi, quindi risponderà al PGTU, al PUMS, alle linee programmatiche di questa amministrazione, perché penso sia anche importante dire le cose come stanno. I parcheggi interrati, ovviamente, se realizzati in determinati luoghi e se realizzati con attenzione a regola d'arte, possono essere sicuramente un'opportunità per la città, possono essere un'opportunità di riqualificazione della città. Chiaramente vanno realizzati nelle zone dove servono, nelle zone dove debba essere favorito lo scambio con il trasporto pubblico, nelle zone dove deve essere fatto spazio per la mobilità sostenibile, per le ciclabili, per le aree pedonali e così via. Quindi chiaramente vanno realizzati con criterio, deve essere l'amministrazione a dire dove vanno fatti i parcheggi, non il contrario come è successo in passato, ma perché chiaramente la normativa che, signori, è importante dircelo, il piano urbano parcheggi nasce praticamente quando sono nato io e io sono insomma non più così giovane, quindi vuol dire che questo piano urbano parcheggi praticamente ce lo portiamo avanti da parecchio tempo. Quindi chiaramente non è che all'epoca le imprese erano cattive, chiaramente c'era proprio tutta un'altra normativa. È importante ovviamente il nuovo piano urbano parcheggi che sia l'amministrazione a dire dove realizzare questi interventi, in coerenza con la nostra visione di città, in coerenza con la visione che pone al centro il trasporto pubblico, che pone al centro la mobilità ciclabile e la mobilità sostenibile. Chiaramente, come dicevo, se realizzati con criterio, i parcheggi possono essere un'opportunità perché liberano
superficie utile da togliere appunto alle automobili che oggi utilizzano il suolo pubblico come fosse un garage e da destinarlo a, sicuramente a spazi sociali, a ciclabili, a aree pedonali e così via. Quindi questo è il nostro intento, questa è la nostra linea che ovviamente poi ribadiremo nei successivi interventi, nei successivi ordini del giorno. Però è importante fare chiarezza, è importante non fare speculazione fino a se stessa perché il tema già di per sé è complesso, confondere i cittadini sicuramente non aiuta nessuno. Grazie.